piacerebbe eseguire app e giochi per Android direttamente sul tuo PC Windows senza bisogno del telefonino? Bene, allora hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zanne di TurboLab.it e nei prossimi minuti vedremo esattamente come raggiungere questo risultato, ovvero utilizzare il nuovo sottosistema Windows per Android integrato nativamente in Windows 11 per trovare e installare app Android direttamente tramite App Store. La figata di tutto questo sistema è che è tutto direttamente integrato all'interno di Windows 11, quindi non hai bisogno di scaricare software aggiuntivi ed è tutto pienamente supportato da Microsoft. Il risultato finale è quello che stai vedendo in questo momento, ovvero applicazioni Android che funzionano direttamente all'interno del desktop di Windows e con le quali possiamo interagire tramite tastiera e mouse. Se l'idea ti stuzzica e vuoi provare il tutto sul tuo PC, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di iniziare a smanettare dobbiamo vedere quali sono i requisiti per eseguire sottosistema Windows per Android. Beh, innanzitutto abbiamo bisogno di Windows 11, però c'è un però. Abbiamo bisogno anche di una serie di requisiti hardware ancora più stringenti di quelli che già non sono quelli di base per eseguire Windows 11 stesso. In particolare ci serve un Intel Core di 8ª generazione, quindi i modelli che iniziano con 8000 nel numero, oppure un processore AMD Ryzen di 3ª generazione, quindi quelli che cominciano con un 3000 nel numero, oppure un Qualcomm Snapdragon 8C o superiore. Ancora scendiamo un po' più sotto e guardiamo, sono necessari 8 GB di RAM e un SSD, quindi non vanno bene i dischi meccanici. Inoltre il PC deve essere dotato del supporto hardware alla virtualizzazione che deve essere attivato nel BIOS oppure nello UEFI. È importante notare che questi requisiti non sono superabili, ovvero se sei riuscito ad installare Windows 11 sul tuo vecchio PC utilizzando ad esempio il trucco di quale abbiamo parlato in un video precedente, non potrai comunque utilizzare sottosistema Windows per Android semplicemente perché questi requisiti vengono verificati di nuovo e non sono bypassabili. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Dal punto di vista software abbiamo bisogno invece di una versione di Windows 11 aggiornata, infatti questa funzionalità nonostante fosse stata promessa non è arrivata in tempo per la versione finale di Windows 11, ma è stata distribuita tramite un aggiornamento successivo. Per vedere se hai una build compatibile, clicca qui sotto sul pulsante Start e seleziona Esegui. Eccolo qua. A questo punto vuoi digitare questo comando WinVer per accedere a questa schermata, nella quale devi prestare attenzione al build SO. Se riporta un numero pari o superiore a 22000, la tua versione installata di Windows 11 è compatibile e puoi proseguire. Ci sono ancora un paio di requisiti software che però saranno validi solamente mentre la funzionalità viene perfezionata. Ti rimando all'articolo su turbolab.it per tutte le altre indicazioni. Dopo aver verificato che il PC soddisfi tutti i requisiti, siamo pronti a proseguire con l'installazione vera e propria di sottosistema Windows per Android. Quindi torniamo sul nostro articolo qui su turbolab.it 3414 e seguiamo questo link Amazon App Store su Microsoft Store. Quindi apriamo il collegamento, eccolo qua, ci verrà chiesto di aprire Microsoft Store, quindi lo store integrato in Windows 10, perché dobbiamo svolgere questo doppio passaggio, ovvero tramite Microsoft Store dobbiamo installare Amazon App Store che ci permetterà poi di installare e scegliere le singole applicazioni Android. Quindi clicchiamo installa qui sopra e seguiamo questa procedura guidata. In particolare viene aperta questa schermata che verifica la compatibilità e a questo punto non dobbiamo far altro se non cliccare download qui sotto. Eccoci qua. A questo punto è di importanza cruciale fare due cose. La prima è cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi sotto a questo video e sulla piccola campanella di fianco per essere avvisato non appena pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia. Subito dopo devi riavviare il PC. Mi raccomando, non essere pigro e saltare questi passaggi perché sono fondamentali per la corretta riuscita della procedura. Non appena terminato il riavvio, possiamo cliccare qui sul pulsante Start per avviare la nostra applicazione. Per trovarla rapidamente possiamo cercare Amazon, eccolo qua, ed aprire il suo collegamento.
La primissima volta che abbiamo l'applicazione ci verrà chiesto di eseguire login, quindi inseriamo il nostro nome utente e la password dell'account Amazon. Mi raccomando, non è l'account Microsoft, ma è l'account Amazon. Subito dopo aver eseguito login possono verificarsi due scenari: o va tutto bene e entriamo nell'Amazon App Store che vedremo fra poco, oppure potremo ottenere un errore nel quale ci viene segnalato che Amazon App Store non è disponibile nella nostra nazione. In caso così fosse, in quest'ultimo scenario fai riferimento all'articolo che ho scritto su turbolab.it con tutte le indicazioni per correggere l'errore. Se invece fila tutto liscio, ci ritroveremo davanti all'interfaccia del nostro Amazon App Store. Eccolo qua, queste che sono presentate qui sono tutte le applicazioni Android disponibili e che potremo installare cliccando sul pulsante Get, che troviamo qua sotto. Cliccando invece sul titolo oppure sulla miniatura si entra nel dettaglio della specifica applicazione, dove troveremo trovare un po' di informazioni in modo del tutto simile a quello che avviene su Google Play. Una volta che abbiamo visto che questa applicazione ci interessa, possiamo cliccare qui Get per iniziare lo scaricamento. Una volta che il download è terminato, possiamo cliccare qua sopra sul nostro nome per visualizzare tutte le applicazioni che abbiamo installato. Io ne ho già installate alcune, come vediamo quella che ho appena cliccato è ancora in fase di scaricamento, però ne ho installate altre. Eccole qua. Quindi possiamo scegliere queste applicazioni che abbiamo installato, cliccando sul pulsante Open le potremo avviare. Non clicco però immediatamente sul pulsante Open perché voglio farvi vedere un'altra cosa molto carina, ovvero le applicazioni che installiamo tramite Amazon App Store vengono anche aggiunte sotto forma di collegamenti all'interno del nostro menu Start. Quindi ecco qua che cliccando su tutte le app troveremo la lista delle applicazioni che abbiamo installato anche tramite Amazon App Store. Quindi scorro la mia lista perché volevo avviare Subway Surf, che è appunto un'applicazione per Android, che si tratta di un piccolo gioco che è un buon caso di esempio per quello che è possibile ottenere tramite Amazon App Store e tramite sottosistema Windows per Android. Quindi facciamo tap per entrare ed ecco che il gioco parte. Si tratta sostanzialmente di un gioco di scorrimento nel quale io purtroppo non sono molto bravo, nel quale dovremo saltare gli ostacoli e collezionare le monete. In questo caso si tratta appunto di un gioco di scorrimento che si comanda con il tocco, quindi dobbiamo usare il mouse come se fossimo su telefonino, useremmo il dito. Ecco qua, bene, a questo punto posso anche avviare più applicazioni contemporaneamente. Per esempio io ho già installato anche questo Lords Mobile, che è un altro gioco per Android, ed ecco che partono uno di fianco all'altro, quindi posso comunque utilizzare anche più applicazioni contemporaneamente. Per gli amici più smanettoni in ascolto segnalo anche l'applicazione che consente di regolare le impostazioni di sottosistema Windows per Android. Per raggiungerla clicchiamo qui su Start, scriviamo a questo punto Android qui nel campo di ricerca ed eccolo qua, Windows Subsystem for Android è l'applicazione che ci permette di personalizzare il funzionamento di questo sottosistema. Fra gli altri abbiamo questo strumento che ci permette di visualizzare i file scaricati all'interno del sistema operativo Android virtualizzato, e poco sotto abbiamo la possibilità di attivare la modalità screen reader per consentire anche alle applicazioni assistive di accedere ai dati, e poi ci sono un'altra serie di opzioni molto interessanti. In particolare questo Subsystem Resources ci permette di specificare se dobbiamo avviare il sottosistema Windows per Android as needed, quindi alla bisogna, oppure continuous. Qual è la differenza fra queste due modalità? Che la prima scelta consente di avviare e fermare sottosistema Windows per Android solamente quando avviamo un'applicazione. Quindi avviamo un'applicazione e tutto il carrozzone che permette di eseguirle viene attivato, non appena le chiudiamo il carrozzone viene chiuso e quindi liberiamo delle risorse. Lo svantaggio è che chiaramente questa modalità è un po' più lenta rispetto a continuous, ovvero che il sottosistema viene avviato e rimane sempre in esecuzione. Vantaggio della prima è che chiaramente risparmiamo risorse, consumiamo meno memoria e CPU, mentre la seconda è chiaramente che parte più rapidamente. Se contate di utilizzare molto spesso le applicazioni Android, vale sicuramente la pena di selezionare Continuous per velocizzare le cose. Ancora un paio di cose interessanti: questo pannellino, questa opzione ci permette di inviare o meno dati diagnostici addizionali, mentre qua sotto c'è il developer mode, molto importante perché se la attiviamo abbiamo la possibilità di eseguire il side loading, ovvero caricare i file APK, quindi le applicazioni per Android, senza bisogno di passare per
Amazon App Store. Se proseguiamo ancora più sotto troviamo l'indirizzo IP del sistema Android virtualizzato, la possibilità di resettare tutte le impostazioni e il pulsante per spegnere completamente il sistema operativo Android virtuale. Bene, arrivati a questo punto abbiamo già visto la maggior parte delle funzionalità, ci rimane ancora da capire cosa fare quando non vogliamo più un'applicazione e vogliamo toglierla dai piedi. Fortunatamente questa operazione è veramente molto facile, quindi apriamo il nostro menu Start, individuiamo l'applicazione che vogliamo rimuovere, ad esempio questa è un'applicazione Android che ho installato per test poco fa, clicchiamoci sopra con il pulsante destro e scegliamo da qua disinstall. A questo punto ci verrà chiesto conferma, confermiamo ed ecco che l'applicazione Android viene completamente rimossa. Se invece andiamo qui nel nostro menu Start e cerchiamo Amazon, abbiamo la possibilità di disinstallare anche tutto Amazon App Store. La differenza fra questa operazione e quella che abbiamo visto un attimo fa è che se clicchiamo disinstalla, in questo caso ci viene veniamo avvisati che verranno disinstallata non solo l'applicazione Amazon Store stessa, ma anche tutte le altre applicazioni Android che abbiamo installato e il sottosistema Windows per Android stesso. Quindi se clicchiamo disinstalla verrà rimosso tutto quanto. Questa cosa secondo me è molto utile e molto interessante in caso avessimo fatto un po' di confusione e volessimo ripartire da una situazione pulita. Quali sono le mie impressioni dopo aver utilizzato un po' questa tecnologia? Beh, sicuramente siamo agli inizi, perché nel momento in cui registro questo video la funzionalità è appunto in beta, quindi è ancora in fase di lavorazione. La tecnologia però non funziona male. Chiaramente la mia critica principale in questo momento riguarda la limitatezza del catalogo di app disponibili su Amazon App Store, soprattutto ci sono alcuni giochini casual, di quelli più semplici, che probabilmente saranno più interessanti per un pubblico giovane, però sono poco interessanti per noi smanettoni o comunque per i power user. Per il resto ho osservato parecchi crash negli ultime ore di utilizzo di queste tecnologie. Capita di sovente che le applicazioni per Android si blocchino, però fondamentalmente è probabilmente un peccato di gioventù dovuto al fatto che la funzionalità è ancora in fase di sviluppo. Chi però voglia utilizzare delle applicazioni esclusive per Android sul proprio PC Windows, penso in particolare ad esempio Instagram, a NewPipe, un'ottima applicazione per guardare YouTube senza pubblicità, e tutto il ricchissimo catalogo di app Android, questa tecnologia è sicuramente molto interessante, quindi vale sicuramente la pena di provarla immediatamente e di tenerla presente sul lungo periodo. Ancora un paio di osservazioni. Per far fronte alla scarsità del catalogo di Amazon App Store è possibile installare in maniera non ufficiale un App Store alternativo e in particolare Google Play. Per la procedura passo passo e il download dei file necessari fai riferimento a questo articolo che ho pubblicato su turbolab.it qualche giorno fa. Se invece il tuo PC monta ancora Windows 10 oppure non soddisfa i requisiti minimi necessari per utilizzare questa tecnologia, ti lascio qua sopra il collegamento al mio articolo di turbolab.it nel quale ho messo a confronto alcune applicazioni che consentono appunto di utilizzare le applicazioni Android su PC Windows senza bisogno di utilizzare sottosistema Windows per Android. Si tratta di applicazioni come l'ottimo BlueStack, che sono in circolazione ormai da qualche anno, sono piuttosto ben compatibili e funzionano un po' su qualsiasi sistema operativo Windows ancora in circolazione. Bene, da Zane di turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows come oggi oppure Linux, Android, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!